Rebecca Gandolfi, dopo essere stata in prima linea durante il periodo pandemico nelle strutture piacentine, ha scelto di lasciare l'Italia per affrontare una nuova esperienza in Norvegia. Qui fare l'infermiera è più gratificante, spiega dalla sua abitazione a Knarvik, a 30 km da Bergen. A partire dalle festività natalizie, una coppia piacentina ha lanciato un canale WhatsApp per aiutare le famiglie del nostro territorio nelle questioni di ogni giorno. Gli iscritti sono già 600. Dopo il terremoto che ha colpito la sua isola Haiti, Franz Garcia Osne ha scoperto l'attività di Medici Senza Frontiere ed è entrato a farne parte. Durante una missione in Congo ha incontrato una psicologa piacentina che è diventata sua moglie e ora vive nella nostra città. Sotto l'albero di Natale di Avo Piacenza, l'associazione dei volontari ospedalieri, ci sono nuovi rinforzi, persone dal cuore d'oro che hanno deciso di dedicare un po' di tempo ai pazienti. Ma i volontari non bastano. Avo lancia un appello alla cittadinanza. Torna per il 50° anno il presepe di Roncaglia, tra i simboli delle scene della natività realizzate nel Piacentino. Queste e le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it. Tanti auguri di buon Natale a tutti!